È stata presentata ufficialmente questa mattina, presso Palazzo Virgilio, la lista dei candidati al Parlamento italiano e del Senato del Movimento 5 Stelle, dal consigliere regionale Gianluca Bozzetti. La principale novità consiste nell'aprire le porte alla società civile da parte del Movimento, professionisti, ricercatori ed esperti del settore dunque che si dicono pronti a perorare la causa della provincia di Brindisi nelle stanze della sede del Governo centrale. Anna Macina, avvocato di Erchie, Pasquale Abate, docente universitaria, Giovanni Lucaresta, avvocato, Junio Valerio Romano, avvocato ed ispettore del lavoro, Barbara Rezzi, Maurizio Buccarella, Daniela Donno, Cataldo Minnino, Giuseppe Labate, Alessandra Ermellino, Giovanni Vianello, Valentina Palmisano di Ostuni. Si è aperto finalmente alla società civile, quindi professionisti, ricercatori, avvocati, ingegneri che hanno deciso di mettere le proprie professionalità e le proprie competenze a disposizione del progetto del Movimento 5 Stelle. Ovviamente hanno sposato in pieno quelle che sono che è il nostro programma e quindi adesso cerchiamo di realizzare anche attraverso di loro un cambiamento, il cambiamento che l'Italia aspetta da ormai troppo tempo. Avete già un programma? Beh, il programma sì, è chiarissimo, sono 20 punti in realtà, è riassunto il nostro programma che in realtà è molto più corposo e che può essere scaricato da tutti, sia dal blog sia dal sito della piattaforma Rousseau, e prevede appunto numerosi interventi immediati, concreti, fattivi e soprattutto, e qui vi invito anche a fare una ricerca, ognuno dei quali ha una copertura finanziaria ben dettagliata, quindi non sono favole o libri dei sogni come ci propinano le altre forze politiche, ma sono atti concreti che possono essere realizzati nel momento in cui il Movimento 5 Stelle andrà a governare. Inoltre, Bozzetti ha risposto anche a Stefano Alparone, che aspettava le motivazioni relative alla sua esclusione dalla lista. Le risposte bisogna trovarle e si trovano assolutamente nel regolamento. Purtroppo siamo abituati, molto spesso l'italiano si è abituato a firmare contratti senza leggere quello che firma, quindi in realtà le risposte sono già al loro interno. Il regolamento per le candidature, il codice etico e lo statuto delle nuove associazioni sono stati modificati e sono stati approvati verso fine gennaio. Chiunque ha aderito anche a quello che c'era scritto in questi tre documenti, quindi basta semplicemente andarsi a ricercare e sicuramente si trovano anche le motivazioni.